Anche nel Movimento 5 Stelle si guarda alle prossime consultazioni al Quirinale. Di Maio nega canali di trattativa privilegiati con Salvini, mentre il presidente dei Vescovi Italiani Bassetti nega preoccupazioni della Chiesa per un possibile governo guidato da Lega e 5 Stelle. Sentiamo Alessandro Gamberi. La linea Di Maio la ripete da giorni, dialogo con tutti, ma sui temi, archiviata la vittoria sulla presidenza della Camera, ora il capo politico del Movimento studia le mosse per il governo. Il patto con Salvini ha retto, il leader del Carroccio è stato definito persona di cui ci si può fidare sia da Di Maio sia da Beppe Grillo, ma i 5 Stelle hanno sempre considerato la partita sui presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama slegata da quella per Palazzo Chigi. Ora la discussione partirà dalle priorità per i cittadini, non dalle poltrone, ribadisce Di Maio. Nessun canale di trattativa privilegiato. Salvini, dunque, non sarà lui l'interlocutore principale di questa fase, anche perché è pur sempre in coalizione con Forza Italia. Siamo riusciti a far partire la legislatura con l'elezione di un presidente della Camera come Roberto Fico, il cui primo obiettivo sarà cancellare gli odiosi privilegi della Camera dei Deputati, il che significa che il cambiamento che hanno chiesto i cittadini italiani il 4 marzo è già in atto. Ora procediamo con la formazione di un governo che sarà finalmente un governo del 5 Stelle e un governo dei cittadini italiani. E mentre Fico non abbandona le vecchie abitudini e va a Montecitorio in autobus, Grillo dice: dobbiamo cambiare il paese. Il fondatore del movimento l'ha ribadito anche oggi ad Aversa, in Campania, dove è intervenuto in un processo come testimone. Siamo nati per dare una mano, ci abbiamo rimesso, ma siamo contenti, prosegue Grillo, perché oggi siamo il primo movimento del paese.